come trasformare delle orrende dozzinali cornicette in cornici in stile 800 quasi perfette. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, ma togliamo quel quasi, in cornici stile 800 perfette, sono davvero carine e fanno un figurone. Molti anni fa, quando ero ancora una liceale, comprai tantissime di queste cornicette in un emporio a 2 euro, no, non ero ancora una liceale, ero una studentessa universitaria, a 2 euro cada uno. Sono delle cornici con una doratura orribile che io usai per incastonare dei fiori secchi. Bene, ora mi sono un po' scocciata di averle lì depositate nel cassetto perché poi le ho tolte di mezzo, quindi basta parlare, andiamo sul piano da lavoro e andiamole a trasformare in cornici che abbiano un sentore antico e che possano stare bene in qualunque arredo, anche ultramoderno. Spostiamoci di là e vediamo quanto è facile vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per trasformare una bruttissima cornicetta, allucinante direi, guardate che doratura assurda. E allora, una cornicetta che vogliamo migliorare nel suo aspetto, alcol e cotone idrofilo, colla vinilica e pennelli da battaglia, un goccino d'acqua. Ci occorrerà anche un cartoncino, io uso uno scatolo delle merendine, così lo riciclo. Dell'acrilico nero, dei pezzetti di carta, un timbro per inchiostro, di questi vi lascio il link in info box, ce ne sono di diversificati tipi. Ci occorrerà anche della carta velluto nera o un qualsiasi tessuto o un qualsiasi tipo di cartoncino o carta che ci piaccia. Ci occorrerà anche della cannella. Dei timbri con i soggetti che vogliamo rendere protagonisti dei nostri quadretti, io guarda caso ho delle farfalle, una base per timbrare, qui ho già attaccato un timbro, forbici, carta abrasiva, io qua ho una spugnetta abrasiva che è la stessa cosa. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo la nostra cornicetta e con un pezzettino di carta abrasiva passiamo su tutta la superficie che vogliamo migliorare, diciamo così. Fate questa operazione con una mascherina in un luogo areato. Nel mio caso al di sotto la cornicetta è nera, ma è giusto un caso, potrebbe essere di qualunque colore. Voi procedete così come sto facendo io. Quindi con dell'alcol ripasso su tutto, elimino i granuli di polvere che ci saranno sicuramente. A questo punto prendo la colla vinilica e con un pennellino piatto e piccolo ripasso su tutte le parti che voglio coprire di colore. La vinilica fungerà da primer, quindi senza comprare grandi strumenti avremo un aggrappante più che ottimo per quella che è la nostra necessità. Io ripasso soltanto le parti centrali perché sfrutterò l'oro della cornicetta per dare dei punti di luce. Ripassiamo la vinilica lì dove vogliamo coprire col colore. Lasciamo asciugare un momento e dipingo di nero la mia cornicetta. Anche qui, come vedete, non sto diluendo il colore e sto molto attenta a non dipingere di nero la parte centrale, che fungerà da punto di illuminazione per la mia cornice. Diciamo che la cornicetta sarà tutta nera con questo bordino dorato che adesso comunque andremo a ingentilire. Ditemi se già non è tutta un'altra cosa. Basta pochissimo per riprendere le cose vecchie che abbiamo a casa, vecchie non antiche, proprio vecchie, brutte, e renderle veramente graziose.
Ora lasciamo asciugare la prima mano e dopo ripassiamo una seconda mano di colore. Mentre la nostra cornicetta è in fase di asciugatura, prendo un pezzettino di carta, prendo il mio timbro e il mio cuscinetto da inchiostro, imbibisco bene il timbrino e stampo la mia bella farfallina. Presso bene e tiro su. E voilà, la mia stampa effetto vintage è pronta, voi direte. No, manca un particolare. Quindi prendiamo un pizzico di cannella, versiamola sopra la nostra farfalla e col dito spargiamo e creiamo un effetto anticato. Una bella velatura a cannella. Eliminiamo l'eccesso. E mettiamo da parte il nostro soggetto. Riprendiamo la nostra cornice, che a questo punto speriamo sia asciutta. Riprendiamo di nuovo il nostro buon acrilico e ripassiamo un'altra mano di colore su tutto. Lasciamo asciugare la seconda mano di colore. Mentre la cornice continua la sua asciugatura, io centro la farfalla all'interno del vetro della cornice e la ritaglio di gran lunga in eccesso. Voi mi direte perché? Perché il vetro è sempre più piccolo della scassatura della cornice. E ritaglio il mio soggetto. Mentre la cornicetta sta asciugandosi, dobbiamo fare una cosa molto carina: prendere il perimetro interno, quindi inclinando la matita ricavare più o meno il quadrato interno e ritagliarlo. Cosa faccio? Prendo il mio vetro, un batuffolo di cotone idrofilo, un po' di alcol e pulisco il vetro e lo inserisco all'interno della mia cornicetta. Così inserisco la mia farfallina, se sta un po' strettina rifilo i margini. Vi ricordate che ero rimasta un po' più abbondante? Bene, il cartoncino che avevo ritagliato prima e lo presso sul retro in modo che si incastri, quindi deve essere leggermente più largo in modo che non faccia muovere la farfallina. Rifiniamo la parte posteriore, ancora non abbiamo finito, quindi prendiamo la cornice, mettiamola sulla sul retro della carta velluto e segniamo nel perimetro, quindi ritagliamo la porzione che ci serve. Prendiamo sempre lo stesso pennellino che abbiamo usato per tingere e fare tutto e diamola su tutto il retro per assicurare il gancetto, che negli anni magari si sarà un po' allentato. Ok, spalmata tutta la colla vinilica sul telaio della cornice, più per precauzione che non perché necessitasse, ora vi faccio capire perché, appiccico la mia carta velluto, che però è adesiva, quindi non avrei potuto evitare questo passaggio, però meglio abbondare che deficere, specialmente in queste circostanze. E centrando la mia carta, così la fisso. A questo punto devo fare solo una cosa, cioè fissare il colore acrilico, e lo faccio sempre utilizzando la colla vinilica, è già che poi diventerà assolutamente trasparente
E mi aiuto anche portandola un po' ovunque con dell'acqua questa volta. Lasciamo asciugare ben bene la nostra cornicetta e vedrete che quadretto dal gusto vintage, quasi ottocentesco, ne verrà fuori. È bello riprendere oggetti di casa nostra che magari non ci piacevano più e trasformarli in qualcosa di delizioso, come questo quadretto che tutte noi donne vorremmo avere nella nostra camera. Bene, vi lascio alle foto dei quadretti finiti e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che è semplice, una scartavetrata, un po' di colore acrilico nero e il gioco è fatto. Se le volete verniciare, mettete una vernice satinata, non lucida. Non vi consiglio una vernice lucida, anche se lucida sta bene, non è che stia male. Quindi, optate per quello che più si confà al vostro gusto. Io la preferisco invece satinata. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione. Benvenuti a tutti gli iscritti, benvenuti in questa bellissima famiglia che è Arte per Te. Grazie a tutti i vecchi iscritti per essermi stati accanto anche in questo momento di assenza. L'ho molto apprezzato, ho sentito moltissimo la vostra vicinanza. Approfitto di questo video per ringraziarvi enormemente. Voi sapete di cosa sto parlando. Io vi mando un grande bacio e vi do appuntamento sempre qui per tante novità creative. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!